Con lo spettacolo La vita è una commedia è ripartita la terza stagione teatrale del cartellone degli spettacoli di Rassegnati, organizzata dalla Cioppi Group Events di Favara. Sabato scorso, 12 gennaio, ad andare in scena alla Sala Teatro San Francesco è stata la compagnia Teatro Stabile Nisseno, di Speciale Giammusso. In un atto unico, della durata di circa un'ora e mezza, i personaggi si sono alternati sul palco, in tre quadri, con dei simpatici cambi di scena. Il primo e il terzo quadro hanno avuto come scenario l'interno delle mura domestiche, il secondo invece uno studio dentistico. Per tutta la durata della rappresentazione si è riso e lo spettatore ha avuto modo di divertirsi e di passare dei momenti spensierati. Qualche battuta scontata, soprattutto nel secondo quadro, dove si è giocato, forse proprio al limite, con i doppi sensi. La storia parla in breve di una famiglia composta da padre, madre e figlia. La figlia interessata più ai selfie è il fidanzato extracomunitario. Il padre è disoccupato e la madre è unica lavoratrice. Il padre, dopo circa 20 anni di matrimonio, vuole incontrare una escort, sbaglia appartamento e finisce all'interno di uno studio dentistico. A rientro a casa lo troviamo alle prese con un dottore, con un conoscente e soprattutto con l'ingresso in casa del nuovo fidanzato della figlia. Da segnalare il sold out per una compagnia non locale, segno che la gente aveva voglia di divertirsi e segno che la compagnia Teatro Stabile Nisseno di Caltanissetta ha ben seminato con le commedie portate in scena nei 2 anni precedenti. La prossima rappresentazione in scena sarà quella di domenica 27 gennaio con Sogno di una notte a Bicocca, di e con Francesca Ferro, figlia del celebre Turi Ferro.